Ciao ragazze, in questo video andremo a realizzare questo fiore decorativo. Adesso vediamo come fare. Innanzitutto io per sfumare questo fiore ho utilizzato questo Distress Oxide. Chi mi conosce sa che è tra i miei colori preferiti perché è molto tenue, delicato e allo stesso tempo si fa notare elegante. Mi piace tantissimo. Vi conviene sempre dare una leggerissima sfumata quando realizzate questi fiori perché, specie se dovete fotografarli, diciamo che il bianco non acquisisce molta luce, quindi non rende troppo a livello tridimensionale, ecco, va ad appiattire l'effetto tridimensionale del fiore. Quindi vi consiglio di lavorare un pochino con le sfumature, anche leggerissime. Adesso in questo video vi faccio vedere il metodo che utilizzo sempre, che è un metodo abbastanza veloce e che vi permette di raggiungere la giusta tridimensionalità veramente in modo semplice. Ok? Allora, prendiamo le nostre corolle. Andremo adesso, prendo prima queste più grandi, poi vediamo la parte centrale come realizzarla. Io utilizzo questo pennello da trucco, pennello ovale da trucco. Prendo il colore in questo modo, vado sempre in questo modo a controllare quanto colore ho prelevato prima di iniziare la mia sfumatura. Consideriamo che la parte centrale andrà incollata, quindi non vi preoccupate del colore che andremo ad inserire, anche se si dovesse macchiare, non è un problema. Sfumiamo. They should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push on. La parte centrale la andiamo a sfumare. Io la sfumo un po' al contrario, quindi vado a scurire la parte esterna. Should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so Adesso prendiamo uno stecco di legno e andiamo a modellare i nostri petali, le nostre corolle. Quindi prima pieghiamo la parte centrale
poi andiamo a piegare i laterali. Vi potete aiutare, potete fare questo lavoro anche con una pinza a becco conico, se vi è più comodo. Come preferite. Dopodiché andiamo a stringere un po' le punte per accentuare la lavorazione. Vedete? Si creano queste curve che ci aiuteranno poi a dare sempre tridimensionalità e spessore. Andiamo avanti. Facciamo la stessa lavorazione per tutte le corolle. Nell'ultima corolla andiamo soltanto a piegare leggermente la parte centrale e basta, la lasciamo così. Dopodiché andiamo a lavorarci i centrali. Allora, anche qui utilizzerò questa spugna, che in realtà è un poliuretano espanso, è una specie di, adesso non vorrei entrare nei tecnicismi, nelle composizioni, però per farvi capire, è un polistirolo un po' più compatto e duro. Potete utilizzare anche, vabbè, sicuramente anche i tappetini per modellare i petali, che sono fatti apposta. Oppure, se non l'avete, se non siete abituati a lavorare i fiori, potete utilizzare anche una spugna, quelle da cucina, compatte, belle compatte, trovatene una abbastanza dura, e con un bulino in questa dimensione, qui vi dico, siamo sui 6-7 mm e questo è da 0,5, quindi con dei bulini di queste dimensioni andiamo a lavorare i petali. Ma se non avete il bulino che vi permette di lavorare appunto e fare questo lavoro, quindi andare a trascinare per arrotondare i nostri petali, lavorate tranquillamente o con una pieghetta. Quindi andate a far scivolare tra la pieghetta e il vostro pollice la carta, l'accompagnate verso l'interno in modo da darle da chiudere il nostro centrale. Oppure anche con lo stesso stecco, questo è uno stecco in legno semplicissimo, facciamo lo stesso lavoro, quindi arrotoliamo cercando di andare a chiudere. Ok, se avete il bulino, con molta probabilità saprete anche come lavorare in modo veloce i centrali. In questo caso, questo qui andrà proprio chiuso completamente, quindi ce lo chiudiamo e andiamo a sovrapporre tutte le nostre corolle. Quindi mettiamo una puntina di colla. In realtà sto utilizzando la colla a caldo, ma ho sbagliato, dovevo iniziare da questo.
ma potete utilizzare tranquillamente anche la Nuvo o la Rayer, una colla che preferite, perché dobbiamo incollare semplicemente sovrapponendo ad incrocio, vedete? Questo qui mettiamo anche un puntino di colla all'esterno, sempre ad incrocio. Poi incolliamo i centrali. Dopodiché andiamo a inserire uno dentro l'altro. Voilà. Allora, in questo caso il fiore è perfetto così. Se vedete che ha bisogno di essere di più di tridimensionalità, lo andate a muovere un pochino, quindi con le mani vi aiutate a modellarlo ulteriormente. Ed ecco qui. Utilizzate, mi raccomando, la sfumatura che preferite, variate anche tranquillamente la tipologia di carta. Fate voi, ok? Ciao ragazze, al prossimo video!